Allora, innanzitutto benvenuti nel Parco della Reggia di Monza e vi ringraziamo di essere venuti in così tanti a questa inaugurazione. È un evento che nasce da un'idea di queste tre persone molto appassionate di questo argomento e come Consorzio Liberale abbiamo accolto questa idea che ci sembrava molto originale e legata comunque alla valorizzazione del parco, che è uno degli scopi per cui è nato l'ente di gestione. E volevo subito introdurvi gli appassionati e nonché paleontologi Stefano e Alessandro dell'associazione Appi, che ha organizzato la mostra in collaborazione con il Consorzio Villa Reale, e Stefania, che sono gli artefici di tutto questo, e iniziamo subito a sentire le loro parole. Grazie, innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Sono Alessandro Carpani, sono il presidente dell'associazione paleontologica Appi, che organizza e gestisce la mostra di dinosauri di carne e ossa. Dicevo giusto una piccola introduzione. La paleontologia è un mondo un po' particolare, richiede molta passione. Io quando avevo 2 anni ho iniziato ad appassionarmi a questo mondo. Non vi racconto tutta la vita, salto più o meno 25 anni, arrivo all'incirca il 2009, quando era da poco partita l'idea di mettere in piedi questa associazione che facesse divulgazione scientifica, una divulgazione scientifica corretta, e quasi per caso in un aeroporto qui in Lombardia ci siamo incontrati con Simone, stavamo andando allo stesso convegno di paleontologia in Inghilterra, e lui mi ricordo che mi ha parlato per la prima volta della mostra, ha detto: ma guarda, io avrei un progetto di mettere in piedi un po' una mostra sui dinosauri, vediamo se riusciamo a combinare, insomma, a unire le forze e a combinare qualcosa di buono. Visto che siamo qui stasera, direi che le cose sono andate molto bene. Dal 2011 che la mostra è stata messa in piedi, dall'anno scorso l'associazione gestisce direttamente la mostra, e dalle menti di Simone Magalunga e Stefania Nosotti sono uscite tutte le creature fondamentalmente che vedrete, che popolano sia questa prima parte a Villa Mirabello, questa parte introduttiva, sia la parte esterna con delle ricostruzioni a grandezza naturale di animali dinosauri e di altri animali preistorici. Io passerei direttamente la parola a loro. Non vogliamo anticiparvi troppo, anche perché vogliamo che vediate con i vostri occhi e insomma magari rimanete anche un po' sorpresi da tutto quello che la mostra può offrire. Buona serata e grazie di nuovo a tutti. Buonasera, sono Stefania Nosotti, paleontologa e una dei curatori, curatrice nella fattispecie di questa mostra. Vedo tanti bambini e allora ne approfitto per dire che non è una mostra solo per bambini. No, allora i bambini e i ragazzi in effetti sono dei nostri fan sfegatati, abbiamo dei piccoli visitatori che tornano 7-8 volte a rivedere la mostra, in edizioni, ci seguono in tutte le edizioni. Però effettivamente la mia battuta voleva mettere a fuoco un aspetto di questa mostra, che è una mostra direi di cultura e di intrattenimento. Cultura perché noi comunque vogliamo proporre dei contenuti che quindi possiamo porgere sia ai più piccoli ma anche tranquillamente ai più grandi, addirittura anche volendo agli studenti universitari. E quello che cerchiamo di fare però nel proporre questi contenuti è di metterli, cioè proporli in un contesto naturalmente di stupore, di meraviglia, che come voi insegnate poi ciò che permette anche, no, di trasmettere questi contenuti anche a persone che non sono esperte di paleontologia e anche di serbarne memoria. È una mostra molto particolare, secondo noi abbastanza originale rispetto agli altri prodotti consimili che trovate sul mercato, questo proprio per varie ragioni, ha quello che noi ormai chiamiamo un format, un po' come se fosse una trasmissione televisiva, molto, molto particolare. Ad esempio avrete notato, non c'è più il sottotitolo della mostra, Scienza e Arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto. Credo che in questa mostra per la prima volta noi cerchiamo di mettere in luce anche il grandissimo contributo di professionisti che generalmente sono sconosciuti ai più e che pure danno un contributo direi indispensabile,
sia nella fase di studio dei fossili, sia poi quando si vuole riproporre, come facciamo in questa mostra, un animale nell'aspetto che noi pensiamo potesse avere in vita. Noi li abbiamo chiamati genericamente artisti, sotto questa etichetta c'è di tutto un po', dall'illustratore anatomico, piuttosto che lo scultore tradizionale. Stasera tra l'altro abbiamo qui Davide Bonadonna che fa parte dello staff mostra, fatti vedere Davide, che ha fatto tutte le illustrazioni della mostra e che anche fa le sculture digitali, che sono poi la base per costruire i modelli, farà diverse dimostrazioni nel corso di vari eventi, quindi vi invito a intervenire numerosissimi. Quindi ecco, questo è un aspetto veramente particolare del foro. Ce ne sono poi altri, come ad esempio appunto quello che stavo accennando adesso degli eventi, vuol dire qualcosa di Simone, gli eventi. Buonasera a tutti, io sono Simone Magalluco, sono l'altro curatore della mostra Dinosauri in carne e ossa, sono anche un paleontologo e da diverso tempo lavoro a stretto contatto proprio con quelli che abbiamo definito artisti, quindi illustratori, scultori, in particolare con Davide, e da questa collaborazione appunto è nato lo spunto per mettere in piedi questa mostra. Questa mostra di particolare è anche il fatto che è una mostra interamente ideata e realizzata in Italia, quindi la chiamiamo 100% Made in Italy, e appunto mettendo assieme quelle che sono le competenze degli scienziati, dei ricercatori, con quelle degli illustratori, degli scultori nostrani. In particolare anche la ditta veneta Geomodel, che è quella che poi realizza fisicamente le ricostruzioni, appunto lavorando, facendo tutto quello che c'è dalla scultura, cioè tutto quello che riguarda la scultura tradizionale, poi lo stampo, sono fasi che magari poi vedremo un po' più in dettaglio durante il nostro percorso, perché c'è anche una piccola parte dell'esposizione che è dedicata dietro le quinte, quindi come facciamo a realizzare queste ricostruzioni. Vi ringrazio appunto per essere qui presenti, vedrete cosa siamo riusciti a fare anche in condizioni abbastanza avverse, perché vabbè, l'allestimento all'interno diciamo, è stato più semplice, però la parte in esterno abbiamo dovuto allestirla sotto pioggia, neve, appunto ci abbiamo messo anche più di quello che pensavamo, però erano veramente condizioni avverse, quindi il motivo in più per cui ringrazio anche i ragazzi che sono venuti giù a fare l'allestimento, i ragazzi della Geomodel, Antonio, Dino e Matteo. E spero poi che appunto i nostri sforzi siano ripagati come vedete poi la soddisfazione dei visitatori che vengono a vedere le nostre ricostruzioni e tutto quello che le circonda. Ripasso un attimo la parola ad Alessandro. Grazie, io solo chiudo ringraziando momentaneamente alcune persone che sono qui stasera in rappresentanza oltre a noi dell'associazione API. Una è Davide che ha realizzato appunto tutte le illustrazioni della mostra, la base diciamo, visiva delle sculture, delle costruzioni che vedrete in mostra. Anna Giallorino che è la nostra segretaria, la colonna importante direttrice della didattica, e Lisa Torre che è anche lei parte del consiglio dell'associazione qui presente. Grazie a tutti, speriamo che possiate passare una buona serata, ringrazio il consorzio ovviamente, speriamo che sia una proficua collaborazione tra tutti quanti. Ora, volevo sottolineare che è anche la prima volta che in via Continuativa questa villa viene aperta al pubblico, perché quante volte sarete passati qui di fronte l'avete sempre trovata chiusa. Questa villa nasce prima del parco di Monza nel 1656, era la residenza della famiglia Durini, e in questa sala dove siete voi in questo momento si è seduto il Parini, il Metastasio, a decantare le loro opere per il cardinale Durini. Per ringraziare tutti gli artisti che hanno fatto grande l'Italia nel mondo, il cardinale fa dipingere i più grandi artisti, Leonardo, Michelangelo e i poeti Dante, Petrarca, sulle pareti, quindi è un modo per ringraziare. Era un cenacolo di artisti questa sala, importantissima, e viene costruita la dependance di fronte, che era la camera degli ospiti essenzialmente, dove alla sera andavano ad alloggiare gli ospiti. Quindi anche per il consorzio è importante che voi iniziate a vedere questi luoghi, perché iniziare ad amarli è necessario ad apprezzarli e conoscere per portare avanti altri argomenti.